L'iter preliminare per restituire l'ex colonia campestre di Sassari e il suo immenso polmone verde alla cittadinanza è completato. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento per la sistemazione dell'oliveto, delle aree verdi e della recinzione dell'aria. Un passaggio da 900.000 euro che consentirà di arrivare all'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Quattro le fasi dell'opera di riqualificazione, sistemazione del punto di Storo e del giardino, completamento dell'ala nuova e ristrutturazione dell'ala vecchia degli uffici dei servizi sociali, riqualificazione dell'oliveto, delle aree verdi e recinzione e restauro dell'edificio vincolato su Via Zara. Per l'intervento, l'amministrazione comunale può contare su 16 milioni di euro ottenuti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Sono previsti inoltre un'area giochi, percorsi vita e naturalistici. Con orgoglio possiamo dire che stiamo rispettando tutti i tempi previsti per la riqualificazione della colonia campestre. Sono quasi al termine i lavori del primo lotto, sono già approvati tutti e tre i progetti di fattibilità tecnico-economica degli altri tre lotti e stiamo concludendo le procedure di gara. Siamo tanto in ordine coi tempi da aver avuto per questi interventi anche la prevista premialità. L'intervento ha l'obiettivo di restituire alla collettività uno spazio che per troppi anni è rimasto in condizioni di assoluto degrado e abbandono.